Si avvicina la data del referendum e c'è attesa perché da un lato il Premier patteggia per il sì, voluto in tutti i modi, dall'altra ci sono le solite opposizioni. Allora in questo caso l'Abruzzo presenta quello che è una coalizione proprio a favore del sì al referendum. Sì, noi pensiamo che questo referendum non sia un referendum su Renzi, non sia un referendum sul governo, è un referendum per l'Italia, perché abbiamo bisogno di cambiare, abbiamo bisogno di rendere più veloci e efficienti le nostre istituzioni per risolvere i problemi dei cittadini. Quindi non si fa un referendum per votare sì o no su Renzi, ma si fa un referendum per votare sì o no al cambiamento. Chi vuole che le cose rimangano come sono può votare no, chi vuole il cambiamento deve votare sì, e noi vogliamo portare le ragioni della sinistra a favore del sì. Quali sono i punti cardine di questo referendum? Io credo la velocizzazione dei tempi legislativi con il superamento del bicameralismo paritario, che è una cosa che l'Italia aspetta da 70 anni, praticamente da dopo che è stata approvata la Costituzione è cominciato il dibattito su questo. Poi sicuramente i maggiori strumenti per la partecipazione diretta dei cittadini con l'introduzione del referendum propositivo e poi il fatto che avremo una maggiore omogeneità, maggiore uguaglianza ad esempio sulla sanità, perché non avremo più 20 sistemi sanitari ma un sistema sanitario con una programmazione da parte dello Stato.